ragazzino voleva fare il dottore, il prete, il sacerdote, il dottore. Ed è stato spontaneo, così, naturale. Poi dopo, quando ho perso mamma, sono stato un po' con mia nonna al Rione Monti. Infatti nonna, poi accompagnavo nonna al mercato di Via Baccina, e nonna mi disse: qui c'era la casa di Ettore Petrolini, e c'è ancora la lapide che ricorda Ettore Petrolini. Chi è che non conosce Gigi il Bullo? C'è chi dice che io sono prepotente perché sono bullo dal gagliardo e bello, ma non mi importa, non mi serve niente, chi può parlare con me caccia il cortello. Oh, guarda che a me zun zun non me l'ha fatto mai nessuna, Io capito? facevo Felice Allegria, quel romano finto tonto che diceva: che bordin, dove? Barbara, so io Felix! Esci con me! Ce l'hai in mezzo? Che bordino? La cosa che mi divertiva era descrivere in maniera be bella tutti quelli che per noi cittadini romani sono delle cose terrificanti. E lei lo vedeva: ah, molto pittoresco. Molto pittoresco! Non bello Salvatore che mi piace a tutti loro. Pensionati di tutto il mondo! Fattivo. Facci la La radio nasce Torquato il pensionato, i personaggi di Dudù e Cocò che facevamo, abbiamo fatto due o tre serie di gran varietà. Comandate! Comandiamo! È schifissimo! Sentivo i programmi di Alighiero alla radio dove faceva tutte le voci, quindi stare con lui era una grande emozione. Vieni che ti presento ai colleghi, va! Questo è Siegfried van Bonen! Petto panzer! Un duro! Celeste! Oh, pure giallo? Ma cosa sta facendo? Sto a misurare, perché di queste dimensioni in commercio non ce l'abbiamo per i confezionari. Se vuole gliene ordino uno su misura appositamente. Castellano e Pipolo confezionano sto film, ognuno cerca di far ridere nel suo momento più che può, e il risultato è divertente, insomma. Se tu mi vuoi bene, tu mi adori? Sì. Allora come dica cosa ti dico, dammi un bacio. Dammi un bacio, prego. Una coppia fantastica. Tanti anni è stato considerato un po' il nuovo Manfredi, cioè finita un po' le certe parti che Manfredi poteva fare da giovane, si pensava sempre al nuovo Manfredi, si pensava a Montesano. E poi dice che fanno le barzellette sui carabinieri. No, è che stava a pensare ai pidocchi, no? Allora, tiatra qui. Cercaretto serve per lavorare! Chiaro? Per lavorare! A Papi, non ci famo riconoscere a sta maniera! Papi, ce sarà tuo nonno! Io so tuo padre! E mi diceva: che famo? Quando c'è, posso fare tuo padre in un'altra cosa? Beh, Panelli era straordinario. E niente, quella che ti sei portato a Frascati? Sì. Ma come ci vuoi sapere, scusate la curiosità. All'occhio materno della Chiesa non gli scappa niente. Recitava per 4 mesi tutte le che sere con sai Fabrizi. Ma che scuola d'accademia vuoi? Quando si apre il sipario inizia questo rito, che è il più antico del mondo. Posso stare qua fino a stasera, è 8:15, poi devo andare a teatro.